sei altri tempi sono? Allora, ma ho fatto via il foglio? No, qua. Picognata, Luce di Viaggio, relatore, professor Veschi. Stefano. Sì. Allora leggo due righe di me, e poi leggerò la presentazione della coordinatrice Giulia Mirandola. La tesi di Abel si propone di avvicinare il mondo della visione infantile al mondo della fotografia. Il suo progetto è dedicato infatti ad una categoria di persone in età scolare e prescolare che va nella fascia di età che va dai 3 ai 6 anni. Abel propone una collana nella quale ha sviluppato alcuni volumi seguendo come tema per volume una tecnica fotografica diversa. Giulia Mirandola, la collaboratrice, ha fatto un testo un po' più lungo, che adesso vi dirò male, non lo dicevo. Abel Picogna giunge alla scelta di realizzare una collana di libri fotografici per bambini, perché la fotografia è uno dei centri di interesse della sua ricerca artistica e perché avverte che l'offerta editoriale nel settore della letteratura per l'infanzia si spinge verso il linguaggio della fotografia in rari momenti. Al tempo stesso, le case editrici che si occupano di fotografie in modo specifico non mostrano ad oggi una inclinazione progettuale sistematica verso i lettori e lettrici bambini. C'è dunque spazio per la sperimentazione, una dimensione che Picogna è disponibile a portare all'interno della progettazione editoriale per l'infanzia. Dopo aver compiuto una accurata analisi del panorama editoriale internazionale e avere maturato una forte conoscenza tecnica in materia di fotografia. Il processo che porta il candidato dall'idea iniziale alla realizzazione finale è segnato dal periodo centrale fatto di esperimenti continui, tecnici e visivi, che riguardano sia la fotografia sia il libro, sia la concezione della collana di libri. Abel Picogna si concentra su come fare essere la fotografia in un modo di scrivere con la luce, al tempo stesso mette in atto soluzioni che propongono al centro la pratica della lettura di immagini e più in generale la pratica della lettura. Ciò a cui tende infatti è una serie di volumi diversi collegati tra loro con coerenza e adatti per costruire un volume alla volta, una piccola biblioteca di libri fotografici. Abel mostra uno spiccato interesse per il gioco di guardare, per l'esperienza pratica che culmina nella scelta di inserire nell'oggetto libro una parte concepita espressamente per fare e per giocare allo sguardo e alla fotografia con i bambini. Il candidato, nel corso della sua ricerca, si è a lungo soffermato sulla relazione tra immagine e corpo, esperienza visiva e percezione multisensoriale. Le tracce di questi legami si possono cogliere, soprattutto nella scelta del candidato di realizzare più di un volume invece che di limitarsi a una storia unica. Inoltre Abel riesce nell'intento di avvalersi della fotografia per avvicinare i bambini a una grande varietà di discipline, dalla fisica alla geografia, alla filosofia, alla linguistica, evitando l'uso didascalico delle immagini. Uno dei valori dello studio che di Picogna risiede nella volontà del candidato di non limitarsi alla concezione e alla realizzazione di un libro. La tesi diventa un'esperienza che proietta in avanti nel mondo del lavoro editoriale, ponendosi da subito il problema della continuità, dalla originalità e dal confronto con le problematiche connesse oggi alla produzione e alla fruizione editoriale per l'infanzia. Grazie prof per avermi introdotto alla commissione. In questa presentazione vi parlerò delle motivazioni che mi hanno spinto a realizzare e ideare questa collana fotografica. Poi vi presenterò il volume che avete tra le mani, Click. In secondo luogo vi presenterò un volume che sto realizzando per dare l'idea della coerenza della collana e concluderò con le impressioni e i commenti che sono stati accolti dai bambini che hanno sfogliato Click. Gioca per la breve 10 minuti. Certo. Si può scrivere con tra le prime cose che impariamo e che ci vengono insegnate,
sono la scrittura e sono lo scrivere e il leggere. Si può scrivere con la penna, con la macchina da scrivere, con le dita, possiamo scrivere un romanzo e anche la lista della spesa. E possiamo anche scrivere con la luce. Come facciamo a scrivere con la luce? Lo facciamo tramite la fotografia e le varie tecniche che questa ci offre. Che sono il macro, sono i tempi lunghi e i tempi corti, la composizione, la fotografia aerea, lo still life. Come per la letteratura, anche la fotografia si serve di vari strumenti per comunicare. E impariamo parallelamente a scrivere, impariamo a leggere. Possiamo leggere i testi, come possiamo anche leggere le immagini. Sebbene la fotografia sia un messaggio senza codice, anche questa può comunicare. E sono nati appunto vari studi su come interpretare queste immagini e nasce quindi la cultura visiva. E come possiamo e cosa possiamo scrivere con la luce? Le risposte ho tentato di trovarle all'interno di questa collana fotografica che ho ideato, una collana di libri fotografici per i più piccoli. Luce in viaggio, perché è il viaggio che compie la luce attraverso, che compie la luce e compiamo noi attraverso questi mondi che ci vengono raccontati tra le pagine di questa collana. Il perché la fotografia ormai è un simbolo della nostra epoca. Ognuno di noi ha una macchina fotografica in tasca e siamo circondati da immagini. Quindi è importante capirle queste immagini, è importante conoscerle perché conoscendole conosciamo la realtà e possiamo riflettere su di essa. Obiettivi che mi sono posto sono l'inclusione e l'accessibilità, e quindi questi libri sono silent book, sono senza parole, in modo che chiunque possa poterli leggere, poterli usufruire. Vediamo nel dettaglio: ogni volume della collana racconta un mondo tramite una tecnica diversa ed è realizzato con una singola tecnica. Qua vediamo per esempio il lume print, vediamo lo sfocato, i tempi lunghi, i radiogrammi e la macrofotografia. Ogni volume presenta una sovracoperta con una fustella circolare che rimanda all'ottica e rimanda all'occhio. È anche un modo per scoprire poi la parte laboratoriale di cui si compone ogni singolo volume. Anche le risguardi accompagnano il lettore attraverso le fotografie interne e creano giochi e stimoli per il lettore. Ogni volume quindi è composto dalla storia, che utilizza una singola tecnica per raccontarsi, e il laboratorio che ci spiega come è realizzata questa tecnica o come possiamo vedere il mondo attraverso gli occhi di questa tecnica. Il primo volume è Click, quello che avete tra le mani, è realizzato con la tecnica dei radiogrammi, che come caratteristiche sicuramente sono il bianco e il nero, il positivo e il negativo e il rapporto uno a uno con gli oggetti. Queste caratteristiche dunque vanno a definire il racconto, quindi il racconto sarà una storia di giorno e di notte tra città affollate nell'ora di punta e borghi silenziosi avvolti dal buio. La realizzazione di questo volume in particolare è stato un continuo rimbalzare tra la camera oscura e la scrivania. In camera oscura definivo quali erano gli elementi principali e utili per raccontare questa storia. Sulla scrivania componevo l'immagine che volevo ideare, la riportavo successivamente in camera oscura, affinando sempre di più quali elementi e come disporli. Alcune pagine del libro, come vediamo, tutti gli elementi che sono presenti sono facilmente riconoscibili ad un pubblico dei più piccoli. Troviamo i bottoni, le mollette, anche gli animali, sono tutti gli animali con cui i bambini hanno dimestichezza, anche trovandoli negli altri libri. E anche la scelta dei materiali è importante, in quanto diventa quasi un libro tattile, se così possiamo dire. La risguardia, come abbiamo detto prima, in questo caso invita al gioco di ricercare questi ritagli di carta che ho inserito all'interno delle pagine. La sovracoperta svela una copertina vera del libro, diciamo,
in cui nella volta della sovracoperta si trova la sezione laboratorio, che in questo caso va a spiegare con una serie di illustrazioni come realizzare i propri radiogrammi. Vi presento adesso il secondo volume che sto realizzando, sempre per darvi un'idea di come potrebbero essere le future edizioni. Si chiama Grande Caccia al Piccolo Tesoro e in questo caso la tecnica utilizzata è la macrofotografia, che come caratteristica ha quella di osservare il quotidiano, di osservare determinati oggetti e creare dei paesaggi surreali. Quindi propongo una caccia al tesoro all'interno degli spazi domestici. Anche qui la risguarda e la sovracoperta sono coerenti con tutte le edizioni della collana. E ho realizzato il secondo volume, ho intenzione di realizzarne molti altri, ho individuato almeno 10 tecniche fotografiche con cui potrei realizzare i successivi libri, questo perché una mia ambizione sarebbe appunto presentare l'intero progetto a determinate case editrici, fiere e spazi di lettura che ho individuato durante la stesura di questa tesi. Veniamo alle impressioni per concludere. Tutti i giochi che volevo stimolare si sono rivelati validi, tanti bambini hanno iniziato a contare gli oggetti, a contare gli animali, alcuni hanno fatto delle metafore come le case sembrano borse, hanno iniziato a contare tutti questi elementi, si sono interrogati sui materiali e anche su la provenienza di queste immagini, se fossero delle fotografie, se fossero delle illustrazioni. E spero che questa presentazione, questa tesi vi sia piaciuta, che vi abbia coinvolto, perché a insegnanti e anche ai bambini e ai genitori è piaciuta molto. Grazie. Grazie. No, io sono una curiosità, perché altro. Cioè, ti immagini un po' che questa collana, diciamo, nasca prima autorialmente da te, ovviamente, poi diventi veramente una collana che si autoalimenta, diciamo, con dei laboratori veri e propri, con i bambini che finiscono poi loro stessi nel libro? Sì, sarebbe auspicabile anche questa cosa qua. Infatti ho provato anche a collaborare con una mia amica illustratrice anche proprio per mettermi alla prova e a tentare di creare una collaborazione, quindi uno scambio anche di idee in questo. Quindi sì, se poi diventasse una risorsa veramente laboratoriale sarebbe bellissimo, sì. Scusa, la collaborazione nasce per queste immagini o per il laboratorio? Per il laboratorio nella sovracoperta, sì. Sì, quelli i radiogrammi li ho realizzati io personalmente. Ma io ti volevo domandare, proprio un'osservazione, non saprei che domanda farti, ma secondo me sono bellissime. Grazie. Sono bellissime, cioè sono estremamente evocative ed è un tipo di equilibrio fra la realtà concreta e la fantasia molto molto interessante, al punto che quasi, per questa è la mia percezione, quasi un po' svilito dal tentativo educational invece di spiegarmi come è fatto. Cioè se mi pongo bambina e apro il tuo libro, lo vivo, ci entro, ci navigo. Quasi il fatto che, cioè lo capisco, da concettista la capisco bene la tua volontà, e, cioè mi sembra coerente e comprensibile, insomma. Però quasi ecco, questo viaggio avrebbe anche forse un'altra possibile strada, non alternativa, ma magari, cioè non appunto sì, alternativa a quella che vuoi percorrere, ma anche un di più proprio di libertà all'interno del mondo dell'illustrazione, secondo me. Sì. Ma tu hai lavorato facendo prima degli storyboard, utilizzando quindi gli oggetti? È stato parecchio laborioso capire come riuscire a narrare la storia e nel parallelo riuscire a realizzarla. Perché mi sono ritrovato, cioè avevo molte idee iniziali, quali raccontare una storia molto più lunga, magari fatta proprio anche con le parole, una narrazione, diciamo. E poi pian piano ho introdotto magari dei personaggi che avrebbero potuto raccontare questa cosa, però toglievano tanto al fattore fotografico. E quindi poi all'ultimo ho tenuto presente gli obiettivi, quelli dell'inclusione, dell'accessibilità, e ho pensato, tolgo tutte le parole, lascio solo la fotografia, perché è anche un modo di imparare a capirle di più se non siamo distratti dalle lettere, diciamo, dalla lettura. Io posso solo che farti complimenti, grazie del lavoro che
che vedo gestito con estrema attenzione è anche una sperimentazione, una contaminazione, tra virgolette, con altre realtà, no? Questa cosa con l'illustratrice è un lavoro maturo, ti faccio complimenti. Grazie. Va bene, ragazzi, noi ci vediamo. Dobbiamo lasciare solo un po'. Grazie. In qualità di presidente di questa commissione, ti conferisco il diploma accademico di secondo livello di progettazione grafica ed editoriale indirizzo fotografia con la valutazione di 110 su 110 con lode. Grazie, un applauso. Per aver restituito un prodotto frutto di sperimentazione e aver saputo scrivere, illustrare, raccontando mondi attraverso la luce. Grazie, congratulazioni.